Amici di Quarta Parete, ecco, sono qui adesso, sono passato sul palcoscenico del Teatro degli Audaci, dove da giovedì 15 sarà in scena una settimana, ma non di più, con Mario Artinolfi, Antonio Conte e la bellissima Milena Micoli, diretti magistralmente da Francesco Bracchetti. Buonasera Francesco. Buonasera, grazie. Allora, parliamo di questa commedia molto divertente, in pieno stile francese, lo possiamo dire? Assolutamente. Quindi garbata. È una commedia molto garbata, è una commedia che nella piena tradizione francese unisce la capacità di costruire dei caratteri, dei tipi in cui tutti noi possiamo riconoscerci in vizi, virtù, tic, manie, unisce la capacità di costruire dei caratteri straordinari, dei personaggi straordinari, unisce appunto questo pregio alla comicità di situazione, cioè alla comicità che si ingenera per rocambolesche vicende che attanagliano le vite e i destini dei nostri protagonisti. Che sono tre, Sophie, Paul e Martin. Non voglio svelare assolutamente nulla della trama, ma che attraverso appunto rocambolesche vicende arriveranno a conoscersi meglio e a conoscere meglio chi gli sta accanto, sia essa la fidanzata, certo, Sophie, certo. Sia il migliore amico Martin. Quindi è una commedia che avrà degli spunti di riflessione, come il miglior teatro comico, secondo me, darà la possibilità allo spettatore di vedere sul palco i propri difetti messi a distanza, e quindi con la possibilità, diciamo, magari di ripensarsi, di riflettere. Come se appunto ci si potesse specchiare, no? Specchiare. Il teatro, a mio avviso, ha la grandissima funzione sociale di sviluppare e analizzare questioni, argomenti, drammi a favore e al servizio del pubblico. È come se gli attori e il regista svolgessero facessero una riflessione e la offrissero al pubblico. Questo ovviamente in chiave comica, nel nostro caso. Un spettacolo veramente molto divertente. Per tutti, per le famiglie. Assolutamente. Sì, interpretato da bravissimi attori. Mario Artinolfi, Antonio Conte e Milena Micoli, con le musiche del maestro Pino Cangialosi. Bene. La scena di Mina Perniola. E le luci le ho curate direttamente. Ah, bene, quindi. E insomma, con i nostri meravigliosi tecnici, Pietro, Antonio, insomma, un lavoro di squadra. Assolutamente, grazie a Gamberini, una preziosissima collaboratrice. Prodotto da Mario Artinolfi. È lui che è stato un po', diciamo, ha scoperto questo testo e si è coinvolto. E mi ha coinvolto. E tu, il primo impatto qual è stato? È stato di grande divertimento alla lettura, e poi insomma è stato. Credo che non sia stato mai rappresentato questo. Questo testo, devo dirti. Secondo me non è stato mai rappresentato, però insomma probabilmente sì, esatto, però ecco, non lo so, ecco, ho fatto una piccola verifica e non è stato mai rappresentato. Okay. È una primizia per l'Italia, assolutamente. Quindi ci sarà da divertire, ma anche riflettere su certe dinamiche, assolutamente, no? Rapporti interpersonali, rapporti di coppia, rapporti di ma l'amico che mi è vicino sarà veramente amico? Chissà. E la compagna che mi sta vicino, è veramente, mi posso fidare? Possiamo instilla qualche... Instilla senz'altro sicuramente la voglia di guardare con maggiore attenzione chi ci è accanto. Questo mi pare sacrosanto, perché a volte siamo un po' troppo superficiali. A volte, ci infatuiamo spesso delle persone. Tutto questo però chiaramente condito da grande divertimento, certo, da grande leggerezza. In una chiave di grande grazia e leggerezza e comicità. Ecco. Francesco, io ti ringrazio. Rinnoviamo l'appuntamento, quindi giovedì 15 fino a domenica 25, una settimana non di più, con Mario Artinolfi, Antonio Conte e Milena Micoli, diretti da Francesco Bracchetti. Francesco, grazie e buon teatro. Grazie a voi e veniteci a vedere. Arrivederci. Arrivederci.